perché oggi parliamo nella prima parte del nostro contenitore di call center, partendo dall'ennesima denuncia del sindacato lavoratori comunicazione della CGIL. Ho ospite con me Andrea Lumino, è qui in studio con noi qui a Cittadella. Andrea appunto è segretario provinciale della SLC CGIL di Taranto e da anni denuncia tutte le storture di questo sistema. Ciao, buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Prima di tutto raccontaci di quest'ultima denuncia che avete fatto, che è a Crispiano, quindi in provincia. Sì, noi siamo stati contattati da un gruppo di lavoratori e, insomma, ieri ci siamo recati direttamente sul posto e insomma, abbiamo scoperto che ci trovavamo di fronte a una saracinesca. L'ingresso al call center era costituito da questa saracinesca, il che ci ha subito lasciati perplessi, perché chiaramente normalmente un'attività di questo tipo, per poter svolgere quel tipo di attività, deve avere un certo tipo di autorizzazioni per in conformità alla legge sulla sicurezza. Non si può fare uno scantinato, insomma. Beh, con tutto il rispetto agli scantinati, dove si fanno attività, certo, altrettanto dignitose, certamente quella del call center non è una cosa che si può svolgere in questa maniera, ancora di più perché appunto siamo sotto il regime della normativa sul Covid, quindi c'è un protocollo sulla sicurezza che è ancora più stringente rispetto alle tematiche appunto in materia di contagio, di sicurezza, in un ambiente come quello del call center, dove appunto la tipologia di lavoro è già di per sé particolare. Certamente in quelle condizioni non c'era il benché minimo rispetto alle norme di sicurezza. A questo, che cosa avete trovato? C'erano lavoratori al lavoro? Cioè, qual era la situazione? Era già avviato, si stava per avviare questo, diciamo, chiamiamolo call center, anche se poi non si può definire tale, insomma. No, questo call center lavora a Crispiano da più di un anno. Ah. Ci abbiamo messo un po' di tempo perché purtroppo c'è grande necessità di lavorare e le persone Non denunciano fino a quando poi, diciamo, non succede qualcosa, per cui si scatena poi la necessità di parlare. La denuncia abbiamo fatto la settimana scorsa nel call center di Statte, ha dato probabilmente fiato a questi lavoratori che insomma ci hanno contattato. Nel momento in cui abbiamo parlato con aziende regolari che avevano dato la possibilità di assorbire queste persone in maniera regolare, c'è stata la possibilità di parlare e quindi ci hanno raccontato di lavorare per grossissime committenti delle telecomunicazioni, sottopagati. In questo caso TIM. In questo caso TIM, e questo è una delle cose che ancora ci fa capire che è schiavismo vero e proprio, perché non accettiamo più la giustificazione che quando i committenti dicono di non sapere. Come funziona il meccanismo? Cioè, la TIM delega ad un'agenzia? Sì, in questo caso sicuramente sì, c'è un sistema di appalti e subappalti dove attraverso l'agenzia e qualche contratto avranno affidato questa tipologia di attività, non controllando, però in realtà nel nostro paese, nell'ambito del regime di appalti, esiste anche la responsabilità in solido del committente, e noi su questo facciamo leva perché abbiamo denunciato agli organi istituzionali e di controllo quello che è accaduto. TIM non può dire di non sapere, perché io faccio una domanda, in questo caso è TIM, potremmo parlare di qualsiasi altro committente. Quando in questo caso TIM fa i contratti che vengono da quell'azienda, perché essendo un call center outbound sono persone che contattano per fare contratti, nel momento in cui qualcuno fa un contratto, un abbonamento TIM, e TIM incassa i soldi da quel contratto che ha istituito attraverso quel call center, probabilmente TIM in realtà sa che lì c'è un call center che gli produce contratti, per cui non ci posso venire a dire non sapevamo, e piuttosto è un meccanismo per cui ci si nasconde dietro questa cosa. Noi vogliamo far emergere questa condizione, vorremmo che il governo mettesse mani a questa situazione, perché bisogna vietare queste condizioni di sfruttamento, anche perché siamo in un momento particolare da un punto di vista dello sfruttamento sociale, dove appunto il post-Covid ha messo ancora di più il cappio al collo a tante persone. Ecco, però i committenti devono saperlo, che noi continueremo a fare pubblicamente il loro nome e di quelli delle aziende se continuano a lavorare in questa maniera. Ecco, lo dico proprio in maniera abbastanza anche cruda. I committenti devono aver paura di essere trattati in malo modo nell'opinione pubblica quando associamo il loro nome a queste condizioni di sfruttamento. Sappiano che a Taranto funziona così.